Signor Presidente, questi legacci rappresentano i provvedimenti iniqui e ingiusti che anche oggi in parte illustrati dal rappresentante del governo, che impediscono l'accesso dei cittadini alla giurisdizione, mortificano la funzione della professione forense e minano i basi stessi della democrazia del nostro paese. Questo, signor Presidente, la popolazione italiana non lo può consentire. Conosce la Cari, signor Presidente. La popolazione italiana, in tutti gli distretti di Roma, anche a Cari, dove sappiamo che in questo momento il signor Ministro della Giustizia deve denunziare in maniera chiara e forte il disfacimento della giustizia del nostro Paese, determinato dalla spinta di poteri economici e finanziari che intendono sottrarsi a qualsiasi forma di controllo dei cittadini, ai quali però viene negata ogni possibilità di potere. Quando lo Stato abdica alla fondamentale funzione giurisdizionale, viene minata la base stessa della democrazia. Dobbiamo quindi denunciare il grave stato in cui versa la giustizia e il persistente attacco alla funzione e alla rimanenza costituzionale della professione avvocata. Signor Presidente, per quello che sta succedendo in questi mesi, proprio in questi ultimi anni, noi crediamo, o dovete essere uniti, che rappresenta un vero e proprio oltraggio alla democrazia. Bravo! Lotta dura! Effettuare interventi strutturali sul processo e sui diritti sostanziali attraverso decreti legge o decreti legislativi, sottraendosi dal modo con effettivo controllo. Così purtroppo siamo realizzati interventi estemporanei del tutto frammentari e adeguati per risolvere il problema della giustizia. Sotto la falsa rappresentazione della ricerca di efficienza, in realtà si smantella la giustizia del nostro paese. E ancora, signor Presidente, è un oltraggio alla democrazia che i cittadini vengono discriminati per ragioni di censo per ottenere giustizia. Bravo! E si è trasformato un diritto costituzionalmente garantito nel privilegio della politica. Sono inaccettabili i continuamente imposti per l'accesso alla giustizia, così come il taglio dei compensi dovuti per il Bravo! 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 Andando a diminuire le tutele proprio per il credito. È assolutamente inconcepibile, signor Presidente, in uno Stato di diritto, fornire la motivazione di una sentenza soltanto per... Bravo! Tutti coloro che sono qui presenti e l'avvocatura del
scritto dell'Avvocatura Italiana, dei 240.000 avvocati giovani insieme che hanno a cuore la democrazia del nostro paese. E ancora, signor Presidente, un oltraggio alla democrazia, aver disseminato innumerevoli ostacoli nel percorso d'accesso alla giurisdizione. Si è costruito un sistema in cui l'esercizio dei diritti deve effettuare una serie di figli che non attengono alla fondatezza dell'azione, ma soltanto alla capacità economica del soggetto. Del progetto di smantellamento della giurisdizione si è reintrodotta con modifiche solo formali per la dichiarazione obbligatoria nonostante la dichiarazione costituzionale della Consulta. Interventi realizzati purtroppo confermano ancora una volta la completa svalutazione della tutela giurisdizionale, la compromissione dei diritti e la supremazia del potere economico. Tale quale, signor Presidente, con la misura degna di un regime non democratico, si cerca di estendere la responsabilità della vita dei penali e avvocati. Bravo! Accetti il patrocinio di soggetti scomodi o di diritti che contraddicono il sistema. Bravo! Signor Presidente, noi riteniamo che sia anche un oltraggio alla democrazia aver allontanato i cittadini anche fisicamente dalla possibilità di chiedere giustizia. La revisione della geografia giudiziaria, illustrata oggi dal rappresentante del governo, è stata realizzata senza alcun confronto con i rappresentanti delle comunità, con l'avvocatura e anche con larga parte della stessa magistratura. L'illogica contemporanea soppressione del Tribunale di Ariano Standardo del Comunale ha privato un vastissimo territorio di un indispensabile presidio di legalità. E noi proprio qui a Napoli, nel nostro circondario, questa riforma dell'oeste locale, abbiamo dovuto assistere che nessuno parlasse alle paralisi di udienze civili e penali per l'ultimo mese. Bravo! Nato senza risorse e senza mezzi, il nuovo tribunale di Napoli Nord è evidentemente già oggi dato prova della sua efficienza, anche per le pessime carenze del governo. Da una parte, purtroppo, questo è il frutto della geografia giudiziaria. Abbiamo dovuto assistere realmente ai costi dei cittadini per le di esecuzione e dall'altro ancora oggi non vi è stata alcuna dimostrazione della salita di risparmio da parte del Ministero della Giustizia. E soltanto nella giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri, signor Presidente, dopo due anni di battaglie della procuratura, delle comunità locali, magistrati sensibili alle istanze dei cittadini per affermare i principi basilari di civiltà, si è deciso di salvare la sezione staccata di Ischia sino a 2016. È un oltraggio alla democrazia, signor Presidente, che ancora oggi non si siano ascoltate le sollecitazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo e dall'ultimo della stessa Corte Costituzionale per risolvere la drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri del nostro paese. La totale assenza di ogni iniziativa comporta la lesione stessa della dignità umana e purtroppo ha determinato anche scelte suicide. Né possiamo tacere, proprio oggi in questa sede, le gravi violazioni del diritto di difesa legate alle intercettazioni dei colloqui tra il difensore e le persone assistite. Violazione dei divieti previsti dalla legge e dalle libertà costituzionali. Né oggi voglio tacere, signor Presidente, che non si possono accettare indagini
che sorbitando un ruolo specifico si traducono in controllo di massa di tutta la categoria professionale. Bravo. E ancora un oltraggio alla democrazia, signor Presidente, che non si sia mai preso in considerazione a più serio confronto con l'avvocatura, che da tempo presenta proposte e progetti per il miglior funzionamento della giustizia, come la costituzione di camere abitate per i giovani forensi, la negoziazione assistita e il reinvestimento di fondi ricavati dalla giustizia nel funzionamento della giustizia stessa. E ancora, signor Presidente, voglio ricordare proprio qui oggi, all'apertura dell'anno giudiziario, per noi avvocati italiani e avvocati napoletani rappresenta un oltraggio alla democrazia il modo in cui il ministro della giustizia, anche recentemente, ha ritenuto di volersi rivolgersi agli avvocati. Bravo! È una vergogna! Signor Presidente, l'avvocatura degli stretti, giovani anziani avvocati presenti oggi, e dopo il fondo di saggio, l'avvocatura italiana non intende più subire passivamente i provvedimenti legislativi di volta in volta calati dall'alto, che minano le libertà costituzionalmente garantite che sono il presupposto della democrazia. Noi avvocati, qui come le altre tutti al Perù d'Italia, rivendichiamo forte il ruolo che ci spetta il diritto nell'iter di formazione delle leggi. Bravo! 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 Chiediamo pertanto l'immediato ritiro di tutti i provvedimenti. Bravo! Presidente, e con estrema amarezza che io rappresento questa parte del discorso, perché dovrebbe essere patrimonio di tutta la nostra società, non soltanto per alcuni. Uno Stato democratico esige un'avvocatura che sia forte, autonoma e indipendente anche economicamente. Le limitazioni e le mortificazioni offerte alla professione forense rappresentano, purtroppo, come ci insegna la storia, anche i tragici avvenimenti vissuti in mesi, il primo passo della soppressione dei diritti civili. Bravo! Solo dove l'avvocatura è forte sono garantite appieno la libertà e la democrazia. Viva l'avvocatura, viva la libertà, viva la democrazia.
fascia. E voglio riprendere l'uscita.